Consideriamo questa lista di nomi declinati. Onera è un nome neutro della terza declinazione. Per risalire al nominativo, stacco la desinenza del neutro plurale, questo infatti è il caso nominativo accusativo vocativo plurale, e avrò un tema in R, oner. Il nominativo singolare, se il tema finisce in ER, è us, onus, oneris, traduzione, pesi, fardelli. Consideriamo il secondo nome, lumini, stacchiamo la I del dativo singolare e ottengo lumin, tema in nasale, I in mi dà al nominativo lumen, lumen, luminis, la luce, in questo caso alla luce. Pectoris, applichiamo la stessa regola, stacchiamo la desinenza del genitivo e abbiamo pector, genitivo singolare. Pector, or, come er, dà un nominativo neutro in us, pectus, pectoris, del petto, pectoris. Carmine, applichiamo la stessa regola, stacchiamo la e e abbiamo carmin, la e dell'ablativo singolare. Carmin, come nel caso di lumin, genera, da ha origine da un nominativo in en, carmen, carminis, con la poesia, a causa della poesia, eccetera, eccetera. Ecco alcune regole per risalire al nominativo nel caso dei nomi neutri. Quando, diciamo così, il tema finisce in consonante R, che in origine era in realtà una sibilante S, in OR o ER, in genere abbiamo un nominativo in us, tempus, vulnus, tempus, temporis, vulnus, vulneris. Se invece il tema finisce in nasale preceduto da una I, nomin, il nominativo sarà nomen, nomen, nominis.